Bentornato. Oggi è giovedì 3 marzo 2022. Ti auguro una buona giornata. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Acciaccati dalla luna malevola. Sotto tiro incrociato di Giove, Sole, Nettuno e di una luna malevola, oggi avete un diavolo per capello e non vedete l'ora di concludere il lavoro, ma se vi illudete che finisca lì, avete preso un granchio. In azienda il capo vi manda fuori dai gangheri, a casa il partner ha il suo bel da fare per tenervi buoni, difficile farvi stare fermi, con tante idee in testa che scappano come farfalle impazzite. Complice Urano fulmineo trigono, cullate progetti originalissimi, ma se non vanno in porto secondo i vostri tempi vi sentite perdenti, vittime di un fato dispettoso. Meglio in amore, cominciate con un'avventura e finite col fare coppia fissa, invitando magari l'oggetto delle vostre brame a trascorrere il prossimo weekend insieme, sempre che riusciate a vincere le vostre paranoie, da veri ipocondriaci, ancora molto cauti nei confronti della pandemia, anche se attualmente il telegiornale è tutto per l'Ucraina. Insomma, c'è sempre da allarmarsi, quando si potrà stare tranquilli? Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Riceverete presto qualche invito. Alcuni problemi in famiglia si risolvono finalmente. C'è chi vi sta pensando da tempo e sta seguendo le vostre orme pronto a farsi presente, provate a rendergli la cosa più facile. Non lasciatevi intimorire dal chicchiericcio. Vivete la vostra storia giorno per giorno. Aiutate un amico in difficoltà e non ve ne pentirete, solo mettete in chiaro alcune cose e procedete senza indugio. Se lo aiuterete disinteressatamente un giorno vi verrà ricompensato. Sembra che il mondo ce l'abbia con voi, invece è semplicemente un periodaccio. Per uscirne abbiate pazienza e mostratevi più tolleranti, soprattutto con voi stessi. Messaggio importante per voi in arrivo, l'attesa è finita ma potrebbe iniziarne un'altra. Buone opportunità per chi sta meditando l'acquisto di un immobile, di una casa, anche chi sta pensando di ristrutturarla potrà contare su idee nuove e innovative che vi permetteranno di risparmiare sul mutuo. Meglio chiarire subito una questione che vi sta preoccupando e vi sta mettendo ansia, siate chiari e non date adito a malintesi. Buone prospettive di risolvere un problema annesso. Buone notizie in arrivo per posta o per telefono, le apprenderete con vostra soddisfazione. Solo che, ricordate bene, dovrete fare ancora sacrifici per giungere a una conclusione definitiva. Le cose si possono esprimere in diversi modi, e voi dovete trovare quello giusto, che non ferisca i sentimenti di nessuno. Se uscite da poco da una relazione lunga o comunque siete ancora scottati, oggi sarà meglio non prendere impegni eccessivamente vincolanti. Se hai avuto una giornata storta, trova il lato buono in quello che è successo. Hai il dono di trasformare le avversità in un vantaggio per te, usalo. Non tiratevi indietro, altrimenti penseranno che non siete all'altezza della situazione e la vostra reputazione potrebbe inabissarsi. Quadro dei transiti odierni facilitato dalla presenza di Urano che, dal Toro dona un aspetto benefico al vostro segno a darvi intuizioni folgoranti in ogni campo. Sarete però divisi, tra la famiglia e i mille stimoli esterni che, con grande impegno e infaticabilità, riuscirete a portare a termine, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Il Sole e Giove orbitano in angolo dissonante questa giornata, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 13 del mese di settembre. Fate attenzione a non esporvi ai mali di stagione, come i classici raffreddori e le influenze, che, in questo periodo potrebbero essere piuttosto in agguato. Cari Vergine, Sole e Luna sono in opposizione, così come Giove, è bene mantenere la calma. Rischiate altrimenti di fare dei passi falsi non facili da recuperare. Eppure non potete stare immobili ad aspettare, avete tanti progetti importanti.
Portateli avanti dimostrando il vostro valore. Ti sei alzato con il piede giusto, ma a che serve se tutti ti sembrano di pessimo umore? Invece di cercare di aggiustare qualcosa, fai piuttosto un passo indietro, in veste di osservatore. Rimanda le tue azioni a un altro momento, quando sentirai che la tua cerchia è più ricettiva. Giorni difficili possono capitare, specie dal punto di vista morale. Del resto, ci sono più di un motivo per il quale si potrebbe essere preoccupati, dunque non affrettatevi a sembrare sereni. Potreste invece condividere quello che sentite dentro, provando a dare voi stessi conforto. Uno scambio vicendevole, che sicuramente vi aiuterà a mettere in cantiere altre efficaci strategie. Giornata magica per l'amore, con il sole e la luna nuova abbracciati al grande Giove, generosi e gentili anche all'opposizione. A darvi lo switch, se avete qualcosa da dire a una persona speciale, magari una dichiarazione, il trigono di Urano. Si parla d'amore, che fa sempre rima con cuore, ma anche di anello, di confetti, di viaggio di nozze. E se tutto questo è un déjà vu, si può sempre prenotare una seconda, terza, ennesima luna di miele. Sempre con lo stesso coniuge naturalmente, i grandi amori possono attraversare momenti di crisi ma non finiscono mai, perché si alimentano da sé. Amore ed Eros. Dal primo incontro online si passa alla telefonata, quindi all'appuntamento in webcam e infine a quello a tu per tu. Un'escalation emozionante, ma di strada dovete farne ancora. Felici anche le coppie collaudate, insieme state bene, caricandovi a vicenda, avete tanto da dirvi e da dare, al punto che pensate anche a un pupo. Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, dunque potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, recuperare forze ed energia da riversare con convinzione nei rapporti sentimentali. Plutone è il dio dell'Eros che vi spinge verso esaltanti conquiste amorose, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Se siete single sarete ovviamente più facilitati nel mettervi in gioco, nel trovare gratificazioni al vostro fascino. Anche Marte è dalla vostra parte e vi consente un ottimismo e una voglia di sperimentarvi che quasi neanche voi stessi riconoscete. Lavoro e denaro. Soldi e carriera i protagonisti della giornata. Dopo la sfera personale, potete farcela e compiere il grande balzo al quale state pensando da un po', a patto di raccogliere le forze e concentrarvi su quell'unico obiettivo. Qualcuno tenterà di dissuadervi, con proposte alternative golose o chiacchiere dispersive, tappatevi le orecchie e andate avanti dritti per la vostra strada. Anche se la famiglia vi chiede di essere maggiormente presenti, preferite ugualmente dare sfogo alla vostra fantasia e versare ogni energia per aprire nuove vie nel mondo del lavoro. Professionalità, precisione, puntualità sono le caratteristiche che vi contraddistinguono anche se fate parte del mondo della canzone. Tra le più felici voci della Vergine ecco Florencente Machine. La cantante del segno è proprio Vergine. Benessere. A parte l'emicrania, probabile effetto dello stress, da tenere sotto controllo il sistema immunitario, affaticato quanto voi, se perde i colpi lui, ci rimettete anche voi. Aiutatelo con l'echinacea, utile a rimettersi in pista. Siete soggetto a strani sbalzi umorali. Sembra che viviate atteggiamenti bipolari. Provate a canalizzare le vostre energie verso un unico obiettivo. Un corso di Pilates potrebbe aiutarvi. Per lei, non c'è amore senza gelosia. L'essenziale è il senso della misura, un po' stuzzica, troppa esaspera. Per lui, un cagnolino abbandonato lancia un sos, frenate e prestategli soccorso, tutte le decisioni dopo. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.